Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Quel Tale Ale. Eccoci qui di nuovo con Formula 1 2022, pronti per il Gran Premio di Miami. Veniamo da un'ottimissima prestazione nel GP precedente, dove addirittura siamo riusciti a prendere punti nella Sprint Race lì a Imola. Abbiamo fatto il primissimo podio della nostra carriera quest'anno con la Sportiveggiante. Non ci piate troppo il gusto, signori, perché va bene che stiamo migliorando l'auto, va bene tutto, ma a Imola è stata anche un po' il cuore oltre l'ostacolo, quindi siamo riusciti a fare ottime prestazioni. Sarà molto più complicato qui a Miami, nonostante siano arrivati due componenti lato telaio. Infatti, come vedete, siamo abbastanza in alto, se vogliamo, insomma, siamo in una buona posizione, anche perché poi se andate a vedere effettivamente quelli che sono i distacchi tra i team, non sono ampissimi a livello di prestazioni, però come potete ben vedere lì in alto la Red Bull ha sopravanzato la Ferrari, questo sempre sulla carta. Ricordiamo che poi da pista a pista dipende tanto dalle componenti dell'auto, questa è una stima sotto diversi punti di vista generale, ma poi su alcune piste la Ferrari va a manetta, su altre piste la Red Bull va a cannone, quindi diciamo che è da prendere sempre un po' con le pinze questa classifica, però comunque ti dà un'idea di quelle che sono le gli sviluppi dell'auto. Al momento sto ancora aspettando un altro del telaio, perché una volta che hanno completato quei due ne ho messo a fare un altro, che è questo qui, la copertura del motore e lato aerodinamico. Vabbè, stavo aspettandola anche il weekend, tra virgolette, la fine del weekend. Possiamo andare a vedere se c'è già qualcosa da mettere, ma a questo punto andrei con... diciamo, diamogli già subito questo, anche se poi andiamo in gara per il prossimo GP, quello, anche perché il lato aerodinamico, come vedete, facciamo discretamente caghicchiare, è al momento il nostro punto più debole, visto che ci siamo dedicati un pochino al telaio. Telaio e aerodinamica erano i due aspetti da migliorare maggiormente, ci siamo buttati tanto sul telaio, perché il telaio eravamo messi veramente male male male. Non so se ci fa vedere anche qui una eventuale anteprima, se vado a cliccare qua. Beh, il telaio siamo comunque messi di merda, solo la Williams è peggio di noi, nonostante ci abbia investito 18 milioni di punti, ma va bene, pure gli altri giustamente fanno ricerca e sviluppo. Va bene, sta di fatto, signori, che oggi siamo a Miami, circuito che devo ancora imparare un pochino a conoscere, perché come detto, togliendo le traiettorie, pian piano su alcuni circuiti devo imparare più che in altri, nel senso in altri mi trovo un pochino meglio, in alcuni assolutamente no. E di conseguenza un po' di errorini qua e là li faccio. Di Miami, che si integra con l'Hard Rock Stadium, una struttura che ospita vari tipi di sport e avvenimenti come i vari Super Bowl, le Baseball World Series e una serie infinita di concerti. Adesso, ma noi andiamo a vedere la griglia, signori. Ecco come si presenta la griglia per la giornata di oggi. Il giro perfetto di ieri di Carlos Sainz gli è valso la pole position e appena dietro prende posto Max Verstappen. Proseguendo lungo la griglia, queste le posizioni: Gasly, Hamilton, Sergio Perez e Norris, Ricciardo, Russell, lo scienziato e Lance Stroll. Ci sta. Ocon, Fernando Alonso, Yuki Tsunoda e Leclerc, Zhou, Albon, Daniel Tektum e Felipe Drugovic, Mick Schumacher, Oscar Piastri, Magnussen e Nicolas Latifi. Allora, facciamo la strategia e poi vi dico. 6-8. Sta a fare la strategia degli Stransis e un po' meno benzina. Che vi volevo dire? Lato ricerca e sviluppo, inteso come investimento monetario, ho speso 3 milioni e mezzo per aumentare il reparto marketing. Il reparto marketing è quello che ti va a far sviluppare un pochino di più la fama. L'ho fatto perché aumentando la fama del team aumentano gli slot disponibili sull'auto per gli sponsor, quindi molti più soldi. Quindi ho investito quei milioni lì per avere un po' più di soldi da reinvestire poi anche nelle strutture, insomma. Non è che abbiamo tutti questi soldi, quindi. Gli ingegneri comunicano con i propri piloti in modo tale da confermare la strategia pianificata. Mi ricordate in che gran premio devo avere i soldi per rinnovare il secondo pilota? Per quanto stia facendo cagare, però comunque qualcuno lo dobbiamo pià. No, almeno mi tengo i soldi per il rinnovo, per quanto prenda discretamente poco Piastri. Ed effettivamente è giusto così, eh.
È giusto così, è giusto così. Guardala la sportiveggiante. Dai, tra l'altro oggi Gran Premio di Monza, signori. Bella la livrea Ferrari, poi vedremo all'atto pratico come sarà. Io sto registrando prima, quindi non so assolutamente in che condizioni siano neanche per le qualifiche. Dai, io non so partire in questo gioco di merda, Dio porco. Dio porco, come Cristo si parte. Camadonna. Però attenzione che forse oggi mi posso quasi ritenere... Attenzione, sbaglia un po' Norris, sbeccheggia. Mi posso ritenere quasi soddisfatto della partenza. Signori, lo so, mi dovete scusare, ma io, come vi ho detto, quest'anno non riesco minimamente a partire. E fidatevi, ho provato tanti consigli che mi avete dato. Giri, marce, cazzi e mazzi. A parte quelli che naturalmente aggiungono di attivare l'ERS appena partiti. Se già la macchina non si controlla così, se ci butti pure il boost dell'ERS, signori, ci mettiamo a fare i donuts, quindi... L'ERS lo devi attivare quando l'auto è stabile, altrimenti ti raccolgono col cucchiaino. Io ho visto anche durante il giro di qualifica che in queste curve recuperiamo un po', in realtà cosa che facevamo anche l'anno scorso. La nostra rivalità è con Daniel Ricciardo, anche se credo sia buggato nell'anteprima quando ci fa vedere l'immagine dei due pilota, ma manca Ricciardo, però è lui. E per il momento siamo a pari. Cerchiamo di... Mi stavo a perdere il punto di corda. Il punto di corda, il punto di staccata qua. Quindi Ocio. Soprattutto non ci perdiamo... I piloti qui davanti. Devi rimanere vicini. Ci sono alcune curve qui che vanno molto a fiducia, tipo questa, che non è che ci siano grandi punti di riferimento, quindi scaliamo un po' a metà cordolone. Vai che quel motore spinge, eh? Noi abbiamo il miglior motore. Motore Ferrari, migliore anche di quello della Ferrari stessa. Anche perché noi l'abbiamo migliorato evidentemente un po' di più. Qua dobbiamo... Vedi, qua ci hanno un po' rallentato, ma siamo più veloci nella parte dove non puoi superare. Abbiamo ancora molta energia in riserva. Stai calmo, che comunque siamo vicini. Siamo tra le due McLaren. Buono qui. Attenzione alla ripartenza, che è sempre la parte un po' più complicata. Che senza traction queste macchine hanno una bella ripartenza, una bella potenza. Quindi sarà consentito da questo giro nelle zone di RS se sei a meno di un secondo dall'auto davanti. Vai. Noi abbiamo un buon motore, quindi possiamo aggredire con il DRS. Carità, lo usano pure loro, però vedi, già siamo ripartiti bene. Puliti, signori, puliti all'interno di Daniel. Qua riusciamo poi, se facciamo bene, dai
rimaniamo incollati anche a Lewis Hamilton. Porco, rientra ai box, dobbiamo risolvere il problema. Ma che rientra ai box? Piuttosto non lo uso. Vedete che questo mo che rientra ai box mi provano a riparare. Ma poi non è mai successo. Dai. Monteremo gomme medie. Il distacco dal tuo compagno di squadra è 9,0 secondi. Non è mai successo che il DRS si rompesse e si rendesse necessario rientrare ai box per rimetterlo in ordine. Di solito diceva vabbè, proviamo a ripararlo dalla pista. O no? Giustamente stanno vedendo che stiamo andando un po' meglio del previsto. Che danno devono fare? Dai che il nostro motore è un altro passo. Ah, è vero, non funziona il tutto DRS, ma il motore Ferrari modificato svernicia ugualmente il crisantemo. Come l'ho vista male. Come ho visto dei pezzi che volavano dall'auto di Verstappen e dalla sportiveggiante. Signori, siamo volati troppo veloci, lo so. Porco due. Che rischio. Vabbè, almeno ho evitato il bloccaggio, perché sennò sfondavamo pure. Madonna come va comunque, il motore è veramente devastante. Ce l'abbiamo perché... cioè riusciamo a star dietro a... vetture nettamente... che dovrebbero essere più veloci di noi perché usano il DRS. Ma ricordatevi signori, dipende da quello che abbiamo sviluppato. Vedete come siamo in alto in classifica noi a livello prestazionale, nonostante siamo ultimi lato telaio e lato aerodinamica. Questo vi può far immaginare quanto sia sportiveggiante il motore. È normale che poi questo capita. Ma come fa ad andare così veloce se gli altri usano il DRS? Signori, abbiamo investito milioni di dollari e di punti risorsa nel motore, per forza di cose. È l'unica cosa buona che ci abbiamo. Stavolta mi ha chiuso l'interno, ma noi ci prendiamo l'esterno, che è meglio pure. Perché poi abbiamo la seconda curva a nostro favore, via. Quindi sì, la nostra sportiveggiante è così veloce che va più veloce delle altre auto con il DRS aperto e noi il DRS chiuso. Poi per carità, lato telaio aerodinamica, facciamo cacare, però stiamo migliorando anche lì. Un po' alla volta. Sta andando molto meglio di quanto mi aspettassi, perché tanti problemi che ho avuto sono stati dati anche dal fatto che sbagliavo un po' alcune curve, quindi un po' sto facendo più pratica adesso. Davanti a te c'è un gruppo di vetture più lente. E un po' mi aiutano le auto davanti. La finestra del pit stop si è aperta. Che come sempre ragazzi, quando non sapete bene le traiettorie ogni tanto sbagliate, avere un punto di riferimento davanti mi aiuta tantissimo. Soprattutto perché una cosa che sbagliavo io non è tanto i punti di staccata, ma poi l'inserimento nella curva. A volte staccavo bene, ma o giravo troppo tardi o troppo presto. Mi hanno riparato il DRS. Però vedi, ma non siamo usciti a cannone. Non ce l'abbiamo fatta con la Red Bull. La Mercedes l'avevamo ripresa già in ripartenza con l'Hertz usato a cannone. Ma le gomme come stanno? Ah, ok. Sì, dobbiamo rientrare perché vedete che non riesco più a ripartire con stile. Va bene, box. Dai.
Siamo dietro a Verstappen anche nel rientro. Rientra anche Daniel Ricciardo. Vai. Vai, vai, vai. Bravi tutti. 2-2-2-5 di media, va bene. Occhio, occhio. Oh, che cazzo è successo? Ma è come se qualcuno mi avesse ma tamponato Schumacher all'uscita dai box. Non ho capito. L'anno ancora non guidavo io, ancora non mi dava il controllo dell'auto e avevo perso una madonna di tempo. Porco due. Tu mi si deve ancora fermare, quindi neanche a dire che ci darà spazio. Porca. Abbiamo Hamilton dietro. Stai calmo. Fatta tua mamma. Dai a cazzo, Sumi. Dai che là si stanno un po' a impantanare, credo. No, non è vero, era... Però sono molto vicini. Guarda Norris che ha fatto l'overcut e ci ha inchiappettato a tutti. Però mo c'ha le gomme fredde, quindi nella teorica. Porco due, bravo Norris però, Dove cazzo sto andando, madonna, ste curve, se ne sbagli una. Oscar è nei box. Oscar nei box. Non me ne frega niente, biondo. Dai, dai, che abbiamo il DRS qua oltre che la scia, quindi va bene. Andati. Oh, ma che stai fuori? Dai, che ci siamo riavvicinati. Davanti si stanno un pochino infastidendo i due piloti della Red Bull. Siamo un secondo e 7. 1,7 secondi. Mo non abbiamo il DRS, stiamo attenti a Norris pure. Norris ha fatto bene l'overcut comunque, Noi però abbiamo le gomme smaciullate, quindi. Cristo santissimo! La vettura dietro di te è rientrata per montare gomme medie. Gomme medie nella vettura dietro. L'attacco dal tuo compagno dietro di te è 17,4 secondi. Una mezzo secondo ho perso. Come hai detto, Miami non è facilissima come pista. Più che altro perché ci sono alcune curve una dietro l'altra che ti danno un po' di problemi, alcune curve come quella lì un po' cieca che se esci un po' troppo largo il muretto pammete un attimo, qua spingiamo a cannone anche se non abbiamo qualche decimo, gliel'abbiamo recuperato dopo quelli che avevamo perso naturalmente, perché all'inizio eravamo un secondo e 7, quindi... Bene, così, qua, molto bene lì il cambio di direzione, via! Vai, vai! Se si infastidiscono tra loro, il cambio di direzione abbiamo fatto perfetto come mai fatto, neanche nelle prove. Vediamo di fare troiate qua. Però stanno a spingere questi qua davanti,
Li perdiamo. Passato in prima posizione. Meno male che abbiamo almeno il motorone che ci riesce a far difendere bene. Grande Perez che rallenta, ma dietro aspetta perché stanno incollatissimi. Sainz ha detto che ha preso la prima posizione, quindi secondo me Gasly ha qualche problema perché sta facendo da tappo, sta facendo da tappone Gasly. No, anche Sainz. Deve essere successo qualche incidente qua davanti per forza, perché anche il fatto che abbia detto che Perez ha qualche problema, probabilmente o ha tamponato quelli là davanti, ha rotto l'alettone, perché guarda là davanti che sta succedendo, c'è qualcosa che non quadra. Erano molto più lontani, adesso le Ferrari stanno facendo da tappo clamoroso. Approfittiamone, siamo avvicinati tutti, compreso Norris che non molla neanche un metro. Attenzione, Perez va a sportellare Max, come mai accadrebbe nella realtà, cosa che ci può solo aiutare. Vedi, quando gioco davanti qualcuno che mi aiuta nelle traiettorie, vedi che sbaglio meno. Lo so, però fino a quando non imparo, ragazzi, abbiate pazienza. Dai che questo lo piamo prima, possiamo usare il DRS perché era lì il segnalino. Ammazza se spinge pure lui, però Vai vai che qua ci riavviciniamo, non facciamo cagate. Questo tratto lo facciamo bene. Non immaginavo che in gara a Miami potevamo fare così questo recuperone, ma probabilmente si stanno sportellando davanti perché niente, mi sono distratto. Scusate, mi sono girato a vedere se stava a registrare la camera, e siccome questi Aramco stanno ogni 3x2, l'ho visto, ma pensavo fosse quello precedente, scusate. E troppo ogni tanto mi devo. Attenzione che si stanno sportellando. Però per quanto riguarda le registrazioni, siccome in passato ci sono stati un po' di problemi, ogni volta nei circuiti più complicati è difficile. Però di solito in quelli dove ci stanno un po' più rettilinei, io mi giro sempre a vedere la camera, probabilmente ve ne accorgete anche, ma perché le altre registrazioni ce l'ho qua di lato allo schermo, ma la videocamera la devo per forza vedere io girandomi, e non era il momento giusto per... Oddio, era il momento giusto per girarsi, solo che poi ho perso il punto di staccata. E vabbè, ci sta. Sainz ha le dure, però qua vanno lentissimi loro, Vai. Vai, vai. Un po' lì giusto per mettergli un po' di pressione a Max. Noi possiamo superare solo nell'altro rettilineo alla fine. Il tuo compagno di squadra è 23,3 secondi. Solo che io perdo un po' di più in questa zona. Intanto dietro hanno superato tutti Perez, quindi sì, evidentemente aveva un carburante a sufficienza per altri 3 giri.
bel problema, perché sono superato anche da Norris e Hamilton. Qua dobbiamo uscire bene. Hertz, scia e via. Ruota a ruota con Max. Adesso però lui è all'interno, ma noi, mamma mia, clamoroso qui a Miami la sportiveggiante dietro le Ferrari. Spingi, spingi. Porco due, non c'è il DRS. Attenzione. Mi manca un giro. Occhio a Max. Sei all'ultimo giro. Vai. Occhio. Non voglio sapere come stanno le gomme. Peccato stare così distanti, perché sennò potevo usare il DRS e qua lo riprendevo, Carlos. Ce l'avevamo, Carlos. Stiamo rischiando per la seconda volta consecutiva, tra l'altro, dopo Imola, di arrivare a podio con la nostra sportiveggiante, che qui a Miami si è destreggiata. Distrazione a parte, allora. No, ero girato così per vedere se stavo registrando. Attenzione a Max. Che non faremo mai passare nella vita. All'esterno lo accompagniamo. Perez style, e ci andiamo a prendere la terza posizione. Dai così. Hai fatto un salto di qualità proprio come ti avevamo chiesto. Bene, bene, bene. Allora, non me lo sarei aspettato a Miami, perché come detto avevo tanti problemi nelle prove libere, qualifiche, ma effettivamente in gara, quando avevo qualcuno davanti che più o meno mi faceva vedere la traiettoria, più che altro non tanto dei punti di staccata, ma quanto degli ingressi, che ogni tanto sbagliavo perché entravo un po' troppo tardi, un po' troppo presto, quindi quello mi dava un po' di problematiche. Quando ce li avevamo vicini, sì, c'è un problema tecnico con il casco del buon Gasly, avete fatto notare, ma ci si può stare. Tra l'altro è uscita l'aggiornamento della livrea della Ferrari, ma non ho capito se c'era adesso, non ci ho fatto proprio caso, credo di no però. Signori, signori, a parte tutto, direi che Pierre Gasly è andata molto molto bene, confermando ancora di più la sua leadership nella classifica. È andata clamorosamente bene. Resti il miglior pilota di giornata. Beh, oggi abbiamo l'imbarazzo della scelta, ma secondo me è stato Pierre Gasly il pilota migliore. Ha affrontato alcune situazioni difficili con grande sangue freddo e controllo. Oh, la sportiveggiante è quinta. Classifica del campionato grande. La Ferrari continua a incrementare. Ma la Aston Martin scala la classifica. Un altro team che ha dato spettacolo oggi è stata la Williams, premiata da un balzo in classifica. Balzo clamoroso. È stato un fine settimana di Formula 1 davvero entusiasmante. Tornate a seguirci prossimamente per altri momenti di incredibile Formula 1. Dai. Allora. Ottimo, così arriviamo ad avere un po' di moneta che, come detto, vabbè, la teniamo un pochino anche per i vari rinnovi, eventualmente dei contratti, però di solito, vabbè, è a metà stagione, ma come detto, se mi ricordate voi così mi faccio due calcoli. Mentre per quanto riguarda i punti, ne abbiamo 780, vabbè, un pochino li abbiamo utilizzati prima, dobbiamo attendere
Un po' di altre, vabbè, facciamo ritmo e concentrazione del pilotino, questo e promozione pilota e va bene. Mentre per quanto riguarda il resto, la ricerca e sviluppo, allora qualcosa dovrebbe arrivare prima del Gran Premio di Spagna, o Come vuoi che sbaglio? procediamo a riguardo? Fama della Il scuderia a reparto prova, mi sì, dice va. di ringraziarti per il tuo aiuto. Possiamo spendere un po' di moneta. Vediamo un po' perché qualcosa, aggiornamento attrezzatura aerodinamica. Quindi qualcosa dovrebbe arrivare. Copertura motore, sì. C'è stato un Corcala. problema in linea di produzione questa settimana, quindi tutto il pacchetto è andato perduto. Per Bravi. riprendere lo sviluppo, dovrai rinviare l'ordine tramite lo schermo RS. Niente, ce lo siamo giocati per la Spagna. A posto, bravissimi. Meno male che non ho usato quei punti perché. E niente, arriverà per Monte Carlo, per Monte Carlo. Vabbè, signori, io a questo punto direi che ci salutiamo qui con questo episodio di Formula 1 2022. Mi raccomando, come sempre, lasciate like e condividete per supportare sempre il canale. Seguitemi sull'altro sito per le live, secondo canale, Instagram, eccetera, eccetera. Noi ci vediamo alla prossima. Un saluto a tutti da Quel Taleale.